Benissimo, ora che siamo tornati nella realtà, guardiamo un attimo il menu delle richieste e vediamo tutte quelle che abbiamo completato. Allora, nuovi generi alimentari disponibili. Ok, grazie. Yo-yo d'acqua, benissimo. Contratto mortale S. Perché no? Grazie. Vediamo nuovi generi alimentari. Grazie, Sofia. Aumenta il livello massimo del legame. Va bene. Artigli mortali. Perché no? Punti legame. Ok, grazie. Eccellente. Questa quantità dovrebbe bastare. Grazie per l'aiuto, Phoenix. Consegnando questi al farmacista, dovrebbe essere in grado di realizzare una guaina di compressione sufficientemente efficace. Se questo dispositivo avesse dei sensori olfattivi, direi: riesco già a sentire il profumo del ramen. Torniamo dalla farmacia di Suzunushi. Perfetto. E ora dobbiamo completare la missione di Ryuji, perché il farmacista ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Di nuovo qui, ti ho detto che i buoni non sono in vendita. Phoenix, procedi pure. Ma cosa? Wow, questi materiali sono molto resistenti per essere così flessibili. E non sembrano neanche così duri da non poter essere tagliati e ricuciti. Sì, potrebbe funzionare come guaina di compressione. Inizio a lavorarci da subito. Sai chi sei? Sei la salvezza del miglior ramen di tutta Sapporo. Come ti chiami? Io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Ah, di nuovo la ragazza al telefono? Beh, a ogni modo, grazie. Non appena la guaina sarà pronta, i buoni torneranno in vendita. Ma per te, sai che ti dico, te li vendo subito. Ora, ce l'abbiamo fatta. Assicuriamoci di acquistarne due, non dobbiamo deludere Ryuji. Grazie, signor farmacista. Ah, devo comprarli o l'abbiamo fatto? Non lo so. No, dobbiamo comprarlo, ok. Pensavo me l'avesse già dato. Grazie. Ryuji, dove sei? Ah, basta, l'abbiamo completata. Consegna il buono di per il pranzo. Perfetto. Porca vacca, Coso, ce l'hai fatta. Non ci posso credere, sei incredibile, Phoenix. Se potessi averne anch'io, canterei una canzoncina. Ma mi basta anche aiutarti con la mia voce cristallina. Cosa? Volevo vedere anch'io il re del ramen, perciò ho dato una mano. Ah, ok, non so bene cosa intendi dire, ma non sono neanche sicuro di volerlo sapere. Comunque sia, grazie Sofia e Phoenix. Nessun problema. Lo sai cosa? Ok, andiamo al ristorante, ramen leggendario, stiamo arrivando. Wow. Ma non l'abbiamo neanche... Dai, che tristezza, non mi hai fatto neanche vederla la scena. Ed eccoci di nuovo al nostro bellissimo camper. Tra l'altro vorrei usare un incenso. Vorrei vedere come funziona. Incenso degli HP e SP, incenso del potere, incenso della guardia, incenso della fortuna. Di una persona. Ah. Di un alleato qui invece. E se lo uso su di me? Ah, così è un oggetto che si utilizza. Pensavo un po' meglio, pensavo un po' come l'incenso, quello lì di Royal, che metti la persona in gabbia. E ora andiamo alla destinazione. È qui che è accaduto l'incidente. Inserendo ora la parola chiave dovremmo riuscire ad accedere alla cella del trauma. Potrebbe esserci dei nemici, sicuri di essere pronti, ragazzi? Ovviamente. Proprio così, voglio scoprire con i miei occhi cosa è successo a Mari-san. La parola chiave è città della neve. E adesso entra nella prigione anche la signora che è appena passata. Questa è la cosa che continuo a dirlo. È stupida sotto questo punto di vista. Dico, Anne, per esempio, è entrata nella prigione per sbaglio perché era troppo vicina a noi. E allora tutta la gente che ci cammina attorno, perché no? Vabbè, guarda, lascio perdere. Fa freddo. Gna, io ormai c'ho il pelo. Cos'è questo posto? Yukimatsuri no kaijo. Questo dovrebbe essere il festival della neve. Oi, asoko. Avviciniamoci a quei due tizi per in completo laggiù. Non avevo idea che accettassi tangenti. Farai decisamente carriera. Signore, potrebbe essere più discreto. Come vuoi, ma in cambio dovrei farmi un favore. Voglio che sia lei ad assumersi tutta la responsabilità per l'incidente. Così sarà costretta a dimettersi. E quando succederà io diventerò il nuovo sindaco della città. E tu sarai il mio collaboratore ben retribuito. Farai, vero? Sì, sì, certamente.
Cosa avete appena detto? Oh, sindaco! Oh, sembrerebbe che io sia stato smascherato. Non è come sembra, sindaco, solamente... Sindaco, intendo il sindaco Yodo. Allora, Marisan sapeva tutto. Non avevo idea che fossi tu dietro questa storia. Anzi, che ci fosse qualcuno di in primo luogo. Spero non ci arriva, sindaco. Ah no, è l'altro. Questo festival è sovvenzionato dalla città, ossia dalle tasche dei contribuenti. Perciò ho pensato, perché non abbassare i costi della manodopera? E che male c'è ad essere ricompensati per un tale servizio civico? Il resto del nostro staff stringe accordi del genere giorno e notte. In fondo, che male può fare un piccolo incidente? Il crollo di quella statua è stata una sfortuna. Non riesco a credere alle mie orecchie. Chiamo subito la polizia. Prego, faccia pure. Ma la trascinerò a fondo con me. Che cosa? Testimonierò di averlo fatto dietro un suo ordine. E allora sarà la sua rovina. Del resto è lei che comanda qui. Vede, ho persino i documenti sigillati da lei, proprio qui. La svolta degli eventi è alquanto sfortunata. Mi duole dirlo, ma per lei è finita, sindaco. Se io non sei un consigliere, non vuoi fare la cosa giusta. Per quanto mi riguarda, questa è la cosa giusta. Beh, finalmente è pronta ad ascoltarci? Mi risponda, sindaco! Questo c'ha gli scudi. State pronti! Ok. Questo potrebbe essere forse tosto da tirare giù. Come può accadersi su un semplice galoppino come me? Non ci pagano abbastanza per cose simili. Il mondo ruota attorno al denaro. Contano i soldi, non le stronzate, sindaco. Bastardo, insomma, ha minacciato il sindaco, non è vero? Non avevo idea che Marisan avesse dovuto sopportare qualcosa di così, così terribile. Ci penseremo dopo, ora facciamo qualcosa. Ci prospetta una vera battaglia qui. Vediamo, allora, probabilmente non è debole a niente, ovviamente. Non è vero? Allo psichico, alla luce e all'oscurità. Voi invece siete solo soldati. Ok. Mopsio! Come avevo detto, questo qua sta usando gli scudi, ma bellamente, bellamente, bene. Concentrati. Dov'è? Eccolo! Di schiena, eccolo! Dov'è? Scusami, che fine? Sei teletrasportato! Bastardo! Vieni un attimo, Sofia, per favore. No, fermo. Ecco qua. Beccati questo colpo di luce. Aiuto! Che dolore incredibile quegli scudi. Aspetta, vieni Noir, per favore, che ho bisogno di te. Ci sono un po' di Mothman da fare fuori. Vai! Gran pendente? No, meglio di no. Colpisci Yusuke! Continua a triangolare! Dov'è? Eccolo là. Mazio! Ancora si è teletrasportato. Apparirà, eccolo qua, lo sapevo. Ah,
cosa e chi mi sta colpendo. Lo ammetto, questo può essere il nemico più difensivo che abbiamo incontrato fino ad ora. Questo è il nemico più difensivo che abbiamo incontrato ad ora. Ma finché riesco a fare gli attacchi... Ma Sofia è morta? Quando è successo tutto ciò? Sofia, torna da noi, per favore. E ora, se non ti dispiace, cura tutti quanti. Non che ci servisse, però. Meglio farlo. Assalto! Ma è scomparso di nuovo? Non ci arrivo, sono troppo lontano! Sofia, ti prego, devi curare. Ecco, brava ragazza. Curti, Noir. Torna in piedi. Aia, che dolore. Sofia, e ripensaci di nuovo. Tu cura tutti quanti. Ma beccati questo, scemo. Dobbiamo riuscire a rompergli quello scudo. Beccati questo. E che cavolo, troppa gente in questa stanza. Tanto gelo. Colpitelo con tutto quello che avete, ragazzi. Ora che è giù. Perfetto. Oh, questo continuo staffettarci qua ci ha portato bene. Non abbastanza da fargli abbastanza danno, purtroppo. Attaccatelo. Qua è vero che bisognerebbe gira però, Noir, sfruttare il più possibile le debolezze. Ma il problema è che queste debolezze lui le copre tutte, le copre con quel dannatissimo scudo. Concentrati. Aia, che dolore. Sofia, non vedo. E si è teletrasportato di nuovo. Chenji-san?
する! Vediamo, vediamo. Becca di questo. Oh, stanno iniziando ad esserci troppe persone qua, eh. Via un po' tutti dalle balle. Sofia, pensaci un attimo tu, per favore. Allora, beccati un po' di SP. E ora cura tutti quanti. Tu invece attacca speciale, Joker! Ah, con la lingua di fuori. Dai che siamo... ci siamo quasi. Oh, una maschera, prendila. Dai che manca poco. No, si è teletrasportato adesso, mannaggia. Spero che la hitbox ci sia ancora. Secondo me no. No, aspetta, l'abbiamo colpito. Siamo riusciti a colpirlo prima che finisse il teletrasporto. Siamo riusciti a colpirlo prima che finisse l'animazione, fortunatamente. Beccati questo, che così magari riusciamo a distruggerti lo scudo. Joker, no, vai pure tu, Noir, colpiscilo per l'ultima volta. Dai che l'abbiamo finito, su. Ti prego, dimmi che è morto. Oh, finalmente. Questo è stato difficile. Difficile, tra virgolette, durava un sacco. Li abbiamo sistemati tutti. Ora dovremmo poter accedere alla sala del trono. Chi erano quei tizi? Quelli che stavano discutendo con il sindaco un attimo fa. Uno era il dipendente comunale, l'altro doveva essere un consigliere, comunque qualcuno più in alto della gerarchia. E a quanto pare questo dipendente aveva accettato una donazione illegale da parte dell'impresa a cui era stata poi affidata la costruzione della scultura. Un pagamento per avergli appaltato il lavoro. In altre parole, tangenti. Non sappiamo se la statua è crollata per via di problematiche strutturali o per l'incuria generale, ma il risultato è il medesimo. Ad ogni modo, il consigliere sapeva tutto. E non solo, ha cercato di sfruttare l'incidente per sbarazzarsi del sindaco. E così è così che è andata a grandi linee. Ah, imperdonabile. E ora tutto acquista un senso. Yodo ha origliato per puro caso la conversazione, scoprendo la verità sull'incidente. Non solo il responsabile era un consigliere comunale, ma persino il suo staff voleva ricattarla. È disgustoso, sti stronzi vogliono solo potere e denaro. Ora credo che di aver compreso meglio cosa passa per la testa di Yodo. Scoprendo di essere circondata da immorali, ha deciso di epurare la corruzione sopra ogni cosa. Ecco perché sta oberando il lavoro del suo staff e pretende che il suo disegno di legge sull'etica venga approvato. E oltretutto sta tentando di manipolare le folle per farsi rieleggere. Marisan. Beh, quali siano le sue ragioni, la gabbia è finalmente aperta. Torniamo al ritrovo per discutere i dettagli della lettera di sfida.
E allora torniamo al camper. E rieccoci qua. Già. Allora, come vogliamo gestire la lettera di sfida? Forse è il caso di non esagerare troppo. Non riesco proprio a vederla come una persona cattiva. Già, il vero colpevole è quel tizio che ha accettato la tangente. No, il vero cattivo è quello che l'ha offerta in primo luogo. Sono stati quegli appaltori scadenti a costruire la scultura. Meritano una punizione esemplare. Cosa ci fai dietro la finestra, tu, maniaco? Vi vedo piuttosto infervorati. Chi può decidere chi è più colpevole di un altro? Cosa stavi facendo? Stavi origliando. Quindi eri già qui. Qual è il tuo punto di vista? Ma so già. Ehi, questo è uno... Ehi, perché questa ostilità? Vi siete dimenticati di me, non è così? Perché non vi siete messi in contatto con me? Beh, ora che ce lo fai notare. Nonnetto, ci sei completamente sfuggito di mente. Benissimo, io invece mi scordo di impedire che veniate arrestati. Va bene, ci dispiace. Lasciamo stare. Allora, qual è la situazione? Eccola tutta. Ora il quadro mi è chiaro. Dunque è così che Mariko Yodo è diventata il monarca. Ciò spiegherebbe il vostro dibattito su chi fosse il peggiore di tutti. Tu come la pensi, nonnetto? La mia opinione è che voi mocciosi siete ingenui. Che vuoi dire? È chiaro che Mariko Yodo sia stata messa all'angolo da un paio di canaglie corrotte. Tragico, concordo. Ma lei cosa sta facendo in tutta risposta? Non è altrettanto sbagliato risvegliare i cuori delle persone e manipolarle? Forse è vero, ma... Inoltre, quell'incidente è stata la sua responsabilità, essendo lei al vertice della catena di comando. Indipendentemente da chi ha fatto cosa, un vero leader si prende sempre la colpa. Sì, però... Potrebbe essere una pillola amara da inghiottire, specie per un gruppo di ragazzini amanti della giustizia che agiscono al di fuori della legge. Ma il mondo reale non è così chiaro e semplice. E più a lungo continuerete con questa farsa degli eroi, e più alla fine vi ritorcerà contro. Zenkichi, che cosa orribile! Rimangiatela! Ne siamo consapevoli, purtroppo. Scusate, forse ho passato il limite. No, capisco il tuo ragionamento. Stai dicendo che il mondo non è diviso nettamente in bene e male, ma questo non ci impedirà di combattere lo stesso. Se ci arrendiamo adesso, le persone che contano su di noi perderebbero ogni speranza. Noi aiutiamo la gente come nessun altro può. Ecco perché esistono i ladri fantasma. Esistevano. Si direbbe che la prendiate la cosa molto seriamente. Beh, allora ditemi, comunque vada, non lascerete che Yodo la faccia franca dopo quello che ha fatto, vero? Proprio così, la fermeremo. Haru, Marisan sta forzando le sue intenzioni distorte sui suoi cittadini. E non possiamo permettere che accada. Non importa quali siano le motivazioni. Concordo, noi siamo i ladri fantasma e combattiamo per ciò in cui crediamo. Sì, fermeremo Yodo, ma lo faremo nel modo in cui ci rappresenta. Le faremo aprire gli occhi. Io non ho obiezioni, è deciso allora. Grazie, Phoenix-kun. Quindi, come manderemo la lettera di sfida? Magari potremmo inviarla all'ufficio del sindaco insieme a un po' di curry, che ne dite? Cos'è? Siamo un servizio di catering. Se proprio dobbiamo, che sia ramen. In realtà sarebbe meglio evitare gli spazi chiusi. Del resto sarà quasi sempre fuori per occuparsi della campagna elettorale. È inutile inviare una lettera di sfida se poi l'obiettivo non la vede. Forse dovremmo spedirla da qualche parte lungo il percorso della campagna. Tipo verso qualche tappa essenziale da cui dovrà passare per forza. Allora perché non dove ci sono i poster a Suzunushino? Scommetto che terrà un discorso proprio lì. Bella pensata, Haru. Già, se riusciamo a sincronizzarci con il suo discorso sarà perfetto. La domanda è chi andrà ad affiliggerla. No, non di nuovo, sul serio. Grazie in anticipo, nonnetto. Aspetta un minuto, ho già fatto questa mossa azzardata a Sendai, ricordate? Consideralo un favore, allora. Già, prima hai fatto il cattivone. Non dovresti ammettere le tue responsabilità. Non devi preoccuparti, scriveremo noi la lettera di sfida. Contiamo su di te, nonnetto. Ma avevamo detto che la smettevamo. Sei la nostra unica speranza. Razza di furbetti. D'accordo, va bene, affliggerò quella stramaledetta lettera di sfida. Lo apprezziamo moltissimo.
Ma perché mi faccio sempre coinvolgere? Poco importa, se vogliamo farlo dovrà essere di prima mattina. Non fate tardi. Grazie, Zenkichi. Yoto terrà il discorso domani mattina. Sarà allora che invieremo la lettera di sfida. Abbiamo un'unica possibilità. Assicuriamoci di essere pronti prima di mandare Zenkichi. Benissimo, allora prepariamoci.